Abbiamo preparato un lavoro che fa vedere la storia delle esplorazioni geografiche di Colombo. E siamo partiti guardando le rappresentazioni del mondo ai tempi di Colombo, poi la misura della circonferenza terrestre nell'antichità e infine abbiamo un po' specificato l'errore che ha fatto Colombo nel viaggio. Ci siamo divisi in 3 gruppi e ognuno aveva un incarico diverso. Abbiamo curato l'errore di Colombo e il suo viaggio, che si trattava dell'errore che ha fatto Colombo, che comunque, cioè, grazie a lui oggi conosciamo l'America. Date una mano a fare questo cartellone, la misura della circonferenza terrestre nell'antichità, dove si spiega la teoria di Eratostene, Posidonio e Tolomeo. Un progetto che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo della Torre, quindi dalla scuola dell'infanzia alla primaria alla secondaria di primo grado, su un tema comune che era quello della misura del mondo, che è stato affrontato nel modo più interdisciplinare possibile, diciamo, toccando tematiche come la geografia, le scienze, la matematica, la tecnologia, le lingue straniere. È stato affrontato dai colleghi di religione, e ha dato risultati molto divertenti, secondo me, molto interessanti. Allora, gli studenti, diciamo, sono stati molto creativi e la maggior parte di loro ha trovato molto positivo il fatto di aver lavorato a uno stesso tema con più insegnanti, come nel caso dei ragazzi della scuola media. Per cui, aprendo un po', come dire, la mente al fatto che alcuni temi, non sono proprietà di una singola disciplina, ma toccano vari aspetti del sapere e dell'esperienza. La mostra sarà aperta da oggi fino a mercoledì 31, con orario continuato dalle 8 del mattino fino alle 6 di sera. I nostri ragazzi faranno da ciceroni per sia ai bambini più piccoli che agli visitatori che volessero dare un'occhiata. Martedì, cioè domani, ci saranno sul palco dell'auditorium una serie di spettacoli, canti, danze realizzate dai bambini di tutti gli ordini di scuola e dagli alunni dell'istituto, dell'indirizzo musicale della scuola media. Abbiamo un po' scritto delle intestazioni, che cosa significavano queste immagini. E alla fine abbiamo messo i nostri nomi e cognomi alla fine. Queste 3 persone scoprirono quanto misurava la Terra e riuscirono a capire l'errore di Colombo. Mi è piaciuto molto anche perché siamo stati insieme e abbiamo stretto anche rapporti di amicizia.